Meneghetti a Roma. Quattro sue significative mostre, curate da Achille Bonitoliva, arricchiscono infatti il panorama delle proposte culturali in questo scorcio di stagione nella capitale. La prima si è inaugurata oggi all'interno del magnifico complesso monumentale di Santo Spirito in Saxia. Opere di grande impatto visivo accolgono il visitatore, fra immagini crude rese vive da colori squillanti ed elettrici. Fra queste, un maestoso cervello umano trasparente, che raccoglie la chiave di lettura di questa iniziativa. Ogni volta un'emozione in più per questo cervello. Ma le dirò, guardi, non dovrei essere io a dirlo, ma mi emoziono ogni volta che si gonfia, mi provo un brivido che mi percorre tutto il corpo e poi mi viene proprio la voglia di entrare in questa cattedrale per ammirare l'assoluto vuoto, la mancanza di pensiero. Il cervello è un optional, lo usiamo raramente. Raramente è in funzione e quindi è gonfio, ma si sgonfia subito purtroppo, perché e quando si gonfia ragiona talmente male, questo generalizzando nel mondo proprio il potere, i potenti eccetera eccetera, ragiona talmente male e diventa la causa delle grandi catastrofi, quindi dei milioni di morti ovunque, delle guerre fratricide, della calotta polare che si scioglie perché il buco dell'ozono, perché insomma questo mondo che sta andando a rotoli, e lo dimostro con quell'opera che gira così senza senso, non sa dove va, è lì, tentenna, gira, rigira, vaga, torna, prende una strada, non sa più dove sta andando a rotoli, e la causa è l'assoluto vuoto del cervello.